l'Andrangheta è diventata potentissima in tutto il nord Italia, dalla Bassa fino al Garda, non solo in Lombardia, ma anche in Piemonte, anche nell'est. Finalmente si è preso atto di questa situazione. Rai 1 ha dedicato una serata ad una fiction con la Batantuono, diretta da me, scritta da Claudio Fava e Monica Zappelli, che sono gli autori dei 100 passi, per esempio, e abbiamo tentato di raccontare questo fenomeno, la vicenda di un imprenditore che viene stretto dalla morsa dell''ndrangheta e attraverso l'aiuto della figlia, speriamo, riesca a ribellarsi. Al sud ho lavorato spessissimo in Puglia, in Campania, in Sicilia, e ovunque ti volti hai panorami straordinari, architettura bellissima. C'è solo l'imbarazzo della scelta, la storia che ti accompagna per mano e ti porta nei luoghi, ecco. Capita anche che viaggiando incontri le storie, insomma, che le storie ti chiamino. Tu vai in un luogo e vieni ispirato dal racconto di qualcuno. Io sono stato scosso da certe problematiche raccontate in alcuni film e credo che in qualche modo abbia cambiato il mio punto di vista. E spero e credo che questo possa avvenire. La coscienza di ognuno di noi può essere educata dal buon cinema, e sa che anche il vostro territorio non ci offre qualche cosa di bello. Un saluto affettuosissimo da parte mia a tutti gli internauti, non gli internati, anche gli internati, internauti che frequentano iSud, nella speranza che iSud diventi sempre più grande e talmente che non ci sia più sud e nord. Vai, ciao.